Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi un nuovo video per la mia rubrica musicale Press Play, la rubrica in cui vi parlo di musica in ogni sua forma. Oggi parliamo di classifica radio, ovvero andiamo a scoprire le 10 canzoni più trasmesse nell'ultimo periodo. Partiamo subito con la decima posizione in cui troviamo Charlie Puth con Done For Me featuring Kehlani. Mi pare di non averla mai ascoltata, la andiamo ad ascoltare quindi insieme e traiamo le nostre conclusioni. Allora, credevo erroneamente di non averla mai ascoltata, invece l'ho ascoltata alla radio, mi passava alle volte. Una canzone ballabilina, gradevolina, non è il mio genere, però insomma una canzone che ci sta. Al nono posto troviamo Cesare Cremonini con Kashmir Kashmir, questa invece credo proprio di non averla mai sentita. Allora, come sapete già ormai, ve ne ho parlato anche negli scorsi video, a me Cremonini non è che stia piacendo più di tanto. Questa canzone non mi sembra niente di che, un po' diversa devo dire, perché Cremonini mi sembrava sempre essere molto monotono. Questa canzone ha già un tiro un po' diverso rispetto alle altre. Io comunque, se si parla di Kashmir, penso sempre solo alla canzone dei Led Zeppelin. Nessuno mi può assolutamente togliere dalla testa quella, mi dispiace Cremonini. Postazione numero 8, troviamo invece Carl Brave con Fotografia featuring Francesca Michelin e Fabri Fibra. Non l'ho mai ascoltata, o almeno credo. Allora, devo dire che ascoltando la canzone ho intravisto anche un po' il video mi piace abbastanza perché i cantanti sono raffigurati come appunto personaggi dei Simpson, però la canzone non mi dice proprio niente di che, devo ascoltarla bene, non mi ispira comunque, nonostante a me piaccia molto Fabri Fibra, no. Fabri, mi stai scendendo anche tu. Postazione numero 7, una canzone che ho ascoltato, che ho scoperto, è anche nei miei Shazam, che tra parentesi vedrete il video riguardante i miei Shazam proprio sabato, quindi restate sintonizzati. La canzone è di Portugal The Man, Live in the Moment, mi piace tantissimo, ve lo dico già, ve la faccio ascoltare. Questa mi piace veramente tantissimo perché è una canzone prettamente estiva, mi sa di estate, la adoro. Ci avviciniamo a metà classifica con la sesta posizione in cui troviamo Mihail con Who You Are. Andiamola ad ascoltare. Malissimo, mi può anche piaciucchiare come canzone, dai, promuoviamola. Quinta posizione, una canzone che ci sta già trapanando il cervello, una canzone di tormentone, hanno scongelato Alvaro Soler e infatti troviamo proprio lui con La Cintura, una canzone che vi dirò a forza di ascoltarla, ovviamente piaciucchia, è stata anche protagonista di una mia Insta Story poco tempo fa, lasciamo perdere, insomma. Per chi non la conoscesse, ma la conosciamo tutti, comunque sia, ve la faccio ascoltare lo stesso, via. Stazione numero 4, altro trapano del cervello dell'estate 2018 è assolutamente FedEx e J-Ax con Italiana. Sinceramente a me questa proprio non piace, ma la sento spesso alla radio. Italiana,
una la canticchia perché la sente spesso alla radio e prima o poi vieni a sapere a memoria tutte le parole della canzone. Comunque, stendiamo un velo pietoso, andiamo alla terza posizione con un'altra canzone che adoro, che ho inserito anche nel video sui miei preferiti degli ultimi 2 mesi, che lo trovate linkato qui da qualche parte giù nell'info box in caso ve lo siete perso, e parlo proprio di David Guetta featuring Sia con Flames. Bellissima canzone, mi piace sempre tantissimo Sia e l'accoppiata David Guetta Sia, che ne parliamo a fa. Al secondo posto troviamo Luca Carboni con Una grande festa. Non sono mai stata un amante di Carboni, ascoltiamola. Luca Carboni è sempre fissato col mare, cioè, ce ne siamo accorti giusto un pochino, comunque non mi ispira. Arriviamo alla prima posizione, stavo per dire postazione, alla prima posizione, vabbè, postazione e posizione è la stessa cosa, vabbè. Comunque, primo posto, ci sono i Bunda Bash e Loredana Bertè con Non ti dico no. Allora, io i Bunda Bash li conoscevo già da mo', perché insomma... mia sorella li ascolta, insomma gente che conosco li ascoltava già. Questa canzone non è male, sia perché i Bunda Bash sono un gran gruppo secondo me, bravi rapper, ed anche la Bertè a me non è mai dispiaciuta all'ascolto, mea culpa. Questa canzone fa conciliare il sound classico con il nuovo sound, mi piace abbastanza. Questa classifica quindi era tutto, vi lascio qua giù nell'info box tutta la lista delle canzoni con associato link, così in caso vogliate andare ad approfondire, vogliate ascoltarle meglio, trovate direttamente il link e vi ci porta proprio subito alla canzone. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like per sostenermi, vi ringrazio sempre di cuore per farmi crescere, per farmi conoscere su YouTube, c'è chi lo fa sempre e insomma lo ringrazio tantissimo, e niente, vi mando un bacione gigante, ci vediamo alla prossima, ciao!